amiche e amici buongiorno come state io la sto tentando questa registrazione fuori è arrivata la pioggia finalmente perché fino a poco fa era buio cupo rombante ma di gocce manco una eravamo a spasso con la menu, col carrello colmo d'acqua nel senso che non ci aveva, aveva già piovuto dentro siamo andate a fare la spesuccia di acqua a cuccia da bere e che voglia di attaccarmi al, bicchi ah, al bicchiere no, attaccarmi al bicchiere sembra un po' una beona. No, ad attaccarmi al rubinetto, lo fare così come si faceva a volte. Io una fontana lo faccio. Non so se è vero, dicono: hmm. "Ah, da quella fontana l'acqua non arriva da lì, ma arriva da là arriva dalla sorgente. Guardate, io a Castella sì, sì. Quando stavo a Castello Andolfo e andavo a pranzo dagli amici a Marino, ma nel comprensorio di Monte Crescenzio che è più vicina a Castel Gandolfo, diciamo, è un, un luogo bellissimo con una vista meravigliosa. Secondo di sono tutte villette, casette, pertugetti, che io di sera mi ci sono persa, proprio persa. Non sapevo, io perché non memorizzo le strade che di lì entri, dall'altra parte esci, puoi uscire di là. Ma guarda, se giri di lì ho chiesto aiuto a un certo punto dove sto non capivo niente oh che belle le nostre, le nostre chiacchiere a Villarzilla così la chiamava la mia amica quando ci stavano tutti quando c'era il babbo della mia amica quando c'era la mamma della mia amica quando c'era zia Fenisia quando c'è ancora zia Anna per fortuna e Dodò ovviamente è il marito della mia amica poi c'era Alessandro con la fidanzata che poi è diventata la compagna la mamma dei suoi bambini una bella bambina poi tre gemelli e vai e poi chi c'era? C'erano le zie, le altre zie, le sorelle della mamma ed era e poi arrivavano i cugini, una casa sempre piena di gente avanti e indietro e gli ospiti, una bella casa, be bello insomma, poi c'era Sancio, io ho conosciuto quella coppia di amici lì quando vabbè frequentavano la bottega perché era un luogo curioso dove si chiacchierava di tante cose, non solo di filati, c'erano i libri, c'era di tutto in giro, sembrava una casa in verità, infatti era la mia casa, il mio luogo di recupero, era l'ambiente dove io sono in qualche modo decontaminata di fastidi, dispiaceri, no, fastidi, no, dispiaceri, tensioni, brutte cose, cose ah, io arrivavo lì e stavo bene, andavo a casa mia, mamma, non mangiavo, vabbè, quelle cose, vabbè, sapete, no, quando si vivono certi disagi, i cambiamenti nella propria vita, e eh, nella mia vita, proprio abbondano i cambiamenti. Insomma, io ho conosciuto Dodò e Marina con Sancio, che Sancio era cucciolo, l'ho visto crescere, abbiamo giocato con Sancio, con la pallina, con le cose. Eh, e poi Sancio, e poi sta arrivare un altro cucciolo, e ho detto: Che bella novità eh sì, perché ormai Sancio inizia a essere vecchietto, così non, le nonnine non sentono il distacco troppo, e anche bam, la bambina diciamo, c'era ancora solo una bambina, Eleonora. E poi è venuto a mancare Sancio, io non c'era, è venuto a mancare il babbo diversi anni fa è venuta a mancare la prima zia Finisia che se n'è andata aveva già più di 90 anni e io con lo sguardo l'ultimo giorno che ci siamo viste lei era ancora più: po' la, penipo, la faccettina era la cuoca di casa anche se ai fornelli insomma si alternavano abbastanza però nonna Adriana alla pulizia delle verdure queste belle cicorie da capare sul tavolone in cucina poi non Adriana era la detta la crostata, aveva le, i, su i suoi compiti. Poi c'era anche Marinella che faceva la sua parte. Ma la cucina, diciamo in cucina, la regina era Zia Finisia che è stata sarta, è stata... Lì, è, lì in casa sono state sarte e pellicciaie. E Zia Finisia, proprio quell'antica cucina romana, le tante spezie, le erbette, insomma l'agnello. Le, co le minestre, le co anche la cucina del recupero, no? quelle poche cose come le utilizzi, no? le quelle minestre, quelle paste così, è stato sempre bello condividere con loro un pasto, diciamo che era un po' una screanzata che arrivavo così senza avvisare, ma più o meno il mio giorno era martedì, quando poi Marinella andava a fare yoga io mi trattenevo con le zie, e poi li andava a trovare quando Marinella andava a trovare i cuginetti nipotini, perché poi sapete che quando arrivano i figli dei cugini e diventano un po' nipoti invece che biscugini. E quindi quando lei, si, loro, lei e Dodò si spostavano verso Como dove c'erano questi bambini o andavano a trovare gli amici in, in Francia, io passavo molto tempo con le zie. infatti quando mi presentava zia Anna con i parenti che andavano a trovarli ancora più spesso quando stavano da sole, che erano ancora tutte molto in gamba e non avevano bisogno di un supporto lì, poi tanto c'era il nipote grande a un passo, quindi mai sole, nel senso abbandonate a loro stesse, però in gamba da sole sì, in casa, a volte si trasferivano lì a dormire, insomma, nipote, la compagna, ma all'inizio, insomma, parliamo di vent'anni fa. Ecco, erano più che in gamba, erano più che in grado di badare. E zianna, adesso non credo che guidi più, non lo so, però zianna andava a fare le compra, andava a Marino a comprare la ciccia, andava a Marino a comprare le ciambelle al Mosto, adesso è un profumo. Se siete intenzionati a scendere verso Roma o siete nei dintorni di Roma, volete salire anche verso Roma, raggiungere Roma, andate ai castelli, andate al mercato contadino del sabato a, ad Ariccia monte gentile se ancora è lì è eh? il mercato contadino del sabato e della domenica e del mercoledì mattino e arrivano da marino le ciambelle al mosto profumate e calde ma che lavoro sono non c'entra niente le ciambelle fritte non c'è è un impasto ma è una roba soffice Fatti al forno non sono fritte buone non sono tutte buone buonissime eh? e zia Zia Anna, che era diciamo quella che usciva più spesso per fare la spesa anche da sola, ehm, mi aveva indicato un panificio rosticeria a Marino. Poi, Marino è in verticale come la maggior parte dei castelli: sì, c'è un corso che sembra quasi in pianura, poi dovete andare sgambettare. E, e con la mia amica Silvia eh, la madrina di Camilla era venuta a trovarci era proprio autunno non so come mai che, che, che non era ancora a scuola non l'avevano ancora chiamata perché era ancora supplente forse era autunno quindi settembre ottobre il mosto dura poco eh? e, forse era ancora settembre allora oddio non mi ricordo insomma andammo a salutare le zie perché avevo presentato Silvia e, e poi ci indicarono dove andare perché Silvia sì, doveva rientrare, detto, andiamo che ti, ti regalo delle cose da portare a casa anche se era in treno. Vabbè, saliva poi scendeva il cambio dove lo faceva a Mestre, mi pare, no? non mi ricordo. E, e quindi ci indicarono dove andare a comprarle. Un diluvio universale, non trovavamo parcheggio, poi eravamo in salita, quindi dovevamo, avevamo parcheggiato non si sa dove, e dovevamo farci una salita, ed era un ruscello quella salita. Fioccavano fulmini, ma noi abbiamo raggiunto il punto di vendita, abbiamo fatto una bella scorta perché poi anche a Camilla piacevano, sono buoni freschi quelle cose lì. E sì, uno le può anche surgelare, ma non hanno mai la fragranza una volta scongelati de de della ciambella. Oh mamma, che buona! Così calda la mangiate subito! Non, non ci arriva a casa con il tè, con il latte, il caffè, quello che vi pare. Oh che buono, com'è bello l'autunno ai castelli, è bellissimo l'autunno ai castelli romani. E insomma, considerate le ciambelle al mosto adesso e poi sono molto buone anche le ciambelle al vino che avevo imparato a farle bene. Con il vino dei Castelli, e che anche no, compravo il gotto d'oro, compravo insomma, no, c'era l'altro che prendevamo per fare le ciambelle, che poi lo facevo anche con il mosto, anche con il vino rosso, che mi piacciono sia col vino bianco che con il vino rosso. Le facevo con le nocciole, le facevo quando, le potevo, quando pensavo che ancora le potevo mangiare, non davo retta alle afte che mi venivano in bocca quando le mangiavo, perché mi piacciono le nocciole. Poi una spezzina che non può mangiare le nocciole, cosa c'entra spezza con le nocciole? Perché il cado tipico della fiera di San Giuseppe, fiera del patrono cittadino, erano i collane di nocciole della gentile, del Piemonte, ed era una nocciola bella, tonda, grande, buona, buonissima e fragrante. Vi ho fatto pure la rima anche stamattina. Oh, che bello l'autunno! Va bene, torniamo qua. Le zie, ma sapete che cosa ho ricevuto? Un regalo da, da una delle sorelle, là. Poi non mi ricordo perché sono arrivata a parlare. Poi, quando mi riascolto, dico: Ma te proprio a Lorenzo, non so dove mi perdo. Cosa volevo dirvi? Non lo so perché sono arrivata a parlare dei miei amici Castellani, di Dodò, di Marina, di Sancio. Uh, sono le mie solite malinconie, come i vecchietti no? che partono con un discorso e poi arrivano a parlarvi dei tempi di Carlo Codera, se <ride> li sospeso. Oh signu, signu, vabbè, ma voi mi volete bene lo stesso, chi non mi vuole bene andasse e chi è qua a scroccare informazioni sopportasse, ma anche sì. Oh, perché dici eh sì, che, che sono scema, che non lo so, <ride> certo, voglio le informazioni do un po' adesso, un po' dopo, un po' più avanti, così imparano. Ecco, gli scrocconi. Allora, che bello, sono contenta. Parlavo di, di, parlavo di temporali chissà. allora qui cosa abbiamo Allora adesso noi siamo nel, in prossimità di Santa Rosa che bello quest'anno riparte la macchina di Santa Rosa andate e cercate macchina di Santa Rosa a settembre 2022 e scoprite la qualunque è una cosa che io non pensavo mi avrebbe presa così tanto, conoscevo la macchina di Santa Rosa quando ero piccola per, per un documentario che mi spaventò a morte, perché a me queste cose così mi, mi impressionano un po', no? come quando ho visto la sfilata dei, dei crocifissi, mi pare, non mi ricordo se era a Deima Marina o a Levanto, ma mi sa a Levanto queste cose che vengono lanciate in aria dalle persone che le portano e vengono raccolte in una conchetta che non so se è di cuoio o che è legata ai fianchi a me mi fanno paura, così come mi facevano un po' paura certe processioni, non me le, non me le avevano spiegate insomma ero una bambina, queste cose poi avevo la febbre, prima che mi ricordo avevo la febbre ero a letto eh, ed era la processione della settimana santa no? quella del del giovedì sera del venerdì o in mamma non mi ricordo più e mh, avevo la febbre altissima avevo una tonsilite di quelle acute febbre a 40 davo vomito, posso dirlo vomitavo sangue no ve lo dico così imparate avete già mangiato beh mi sta avete siete in prossimità della cena <ride> attaccatevi la mia nonna a fianco a me c'era le, le brosanoli c'era il sanatorio eh, come si chiamavano il lazzaretto era un lazzaretto con la casa eravamo come famiglia già a abitare nella casa della bisnonna ci eravamo trasferiti lì mia nonna eh, abitava ancora nella sua casa stessa via laggiù dove ero nata sul suo tavolo da cucina insomma mia nonna era letto con una flebite ha sempre patito di flebite alle gambe mia nonna io un braccio l'ho provata una flebite Uh, post intervento e, um, e quindi lei era letto con la flebite. io ero letto con un febbrone da cavallo, eh, va operato alle sì. stavo male avevo, sapete, la febbre a 40 no vi spas ragionare sentivo questi canti sotto alla finestra, stavano facendo la processione intorno a quel gruppo di palazzi e avevo visto questi stendardi, questa cosa, questo catafalco, tutto il... ma che paura che mi aveva fatto, adesso invece mi fa pure tenerezza quando Cinque anni fa siamo andati a Viterbo in occasione appunto della serata, del passaggio della macchina, è stato bellissimo, mi facevamo male i piedi, eravamo nelle San Pietini, eravamo in un punto che poi ci ha detto bello perché in piazza, ehm, in piazza del teatro eh, la, la si vede arrivare, eh, si vede prima la parte alta tra i tetti, perché mentre passa la macchina vengono spente le luci della città in lì intorno. Quindi l'illuminazione della macchina è, è, è qualcosa di meraviglioso. Poi tra quei tetti, io amo tantissimo i tetti di Viterbo: ci sono di quelle terrazze, ci sono di quelle torri, di quelle case torri. Di, di quelle io la amo tanto, Viterbo. Architettonicamente l'amo tanto. Poi come gestita, anche no. Poi speriamo. Abbiamo fiducia nella nuova sindaca. Vediamo cosa sarà, sarà in grado di fare. Speriamo bene. Poveraccia ah un'eredità terribile, terribile, De Martino. Di Martino è arrivato il secondo figliolino. Questo spargono figli adesso un po' con quello. Po con... Poi torno con te che ne faccio un altro, poi faccio figli così oh, e facciamo figli meglio far figli piuttosto che niente per carità di Dio. Di Martino di Martino, che ancora non ho imparato, sa, e... e quindi, bella, bella, bella bella Viterbo è bella, è una città bella che bisogna conoscere, impiegolandosi per tutti i, i, i vertucci. E, e quindi arriva in piazza anfiteatro, c'è cioè l'ultima sosta in piazza anfiteatro, quindi c'è un, uno schermo gigante dove comunque si assiste alla ripresa, ai canti, all'incitazione, ci sono tanti... come si dice? Uh, Com'è che si dicono? Oh, vabbè, ci, non è un tifo, eh? è, proprio, è proprio qualcosa di... Di sentito, non è, non è un tifo, non pensate al tifo, da, da, dal tifo sportivo, anche se le urla, le frasi possono quasi ricordarlo. E, e poi ricordano sempre i facchini che non ci sono più i collaboratori di quell'evento che non ci sono sono cento e passa persone cento persone sotto a quella macchina trasportato sulle, sul groppone e poi le spallette insomma ogni fila di persone ha un suo nome ci sono ehm, i, i facchini anche che devono essere in grado di sostituire sono ehm, quelli addetti alle corde perché poi quando arriva in piazza del o la macchina che sosta, poi ci sono tante cose insomma, oh, non me la voglio spoilerare. Tutto andate a cercare documentari su YouTube, macchina di Santa Rosa e, e poi partono in salita e davanti ci sono quelli con la corda che aiutano. Ma eh, avete idea? Una salita di corsa con non so le tonnellate, le mille tonnellate, mille, mille tonnellate sulla. sulla è una cosa bellissima e poi. Onore anche alle famiglie che in casa hanno avuto o hanno un facchino di Santa Rosa. Tanta devozione, no, secondo me, hanno pregata poco Santa Rosa. Poteva, potevamo fare di meglio, insomma. Bella la storia di Santa Rosa, e, ma affascinante tutto quello. Ecco, un museo gratuito a Viterbo è proprio il museo della macchina di Santa Rosa. Lì potete vedere i disegni di alcuni progetti, e, le, le macchine in scala, il, il baule eh, con il quale i facchini devono. Sostenere la prova per diventare facchini e guardate che c'è una selezione e no, bisogna essere in grado. Eh? Lì non basta essere forti, lì c'è una determinazione, ci deve essere anche la fede in quello che fanno. Eh? Non è vado a esibirmi perché ho i muscolazzi, non ci vai, non ce la puoi fare. Hanno tutta una loro divisa, è proprio tutto un momento in... che poi si, scontrano, si incontrano. Gli eventi Santa Rosa e San Venerando, che è il patrono di questo, di questo paese, da, da oggi, da questa sera che piove, iniziano i festeggiamenti in paese. Domenica ci sarà Do di battaglia. Eh? A suonare, ragazzi, mica robetta così eh? e poi. Uh, aspettate, c'è una cantante, come la 40, che non mi ricordo come si chiama Simona 40, non mi ricordo, c'è anche lei. Domenica, e poi ci sono le processioni, poi ci sono i vespri, poi ci sono queste cose, visto che è una festa religiosa, non è una festa. come si dice. Boh, beh, poi ve lo dirò, Anne ah, me viene a mente. Come si dice. ci sarà da dare il sangue, ma io non ci penso neanche perché la mia pressione non è ancora stabile oltre i 100, ma non ci arriva a 100. Manco oggi devo andarmela a misurare, quindi non posso donare il sangue. Ma non lo do. Eh, perché se il, no, il mio sangue non andava bene per, io non andavo bene non potevo entrare, non potevo fare come tante altre persone E eh, allora il sangue me lo tengo in caso di bisogno lo do a chi serve me lo tengo perché tanto me serve no, sono anni che do un sangue ma tutta questa so, so, so schifezza sostenuta da noi tonti anche ah, no e tuona ancora allora, di 20 minuti e poi qua sotto cosa vi dico l'ho trovata l'ho trovata è una sciarpa a scialle, perché è bella larga e bella lunga, quella che vi dicevo che mh, 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 tenevo da parte, cioè la indosso, no, la tengo da parte d'estate, sapete di cosa profuma? Profuma di baule, dice, oh, so, l'istantino, no, il mio, prof, il mio baule non profuma di vecchio, profuma di tutto quello che ci metto dentro, ci metto. I mazzetti di lavanda, ci metto l'alloro, ci metto anche le, le, i grani di pepe nero perché ci sono delle cose che è meglio metterci i grani di pepe anche. E poi ci metto le cartine tornasole, sì, no, le cartine quelle che troviamo in tutti i supermercati possibili, e immaginabili, è insetticida, lo so, però le tarme anche no. Ci metto anche la canfora cinese. Mia figlia adesso non brontola più, ma si sente lontano. meglio la puzza di canfora. Fa, fa nonna la puzza di canfora. Che ci metto poi là dentro? Le saponette, ve l'ho detto. Mm, vabbè, io sono una collezionista di saponette. Perché tradizione far asciugare il sapone tra, tra i capi d'abbigliamento da, no, nel corredo, tra la biancheria. E le infilo a tutte le parti. A volte le metto così. Pure, e vai, a volte le, le avvolgo dalla carta velina, non, non serrate, non metto scotch, pacchettini, poi quando uno cade in terra tutto, ah, la saponetta, le briciole, le cose, la e l'altra saponetta, che diventa un bagno scicche, eh? sono ancora funzionanti, anzi, durano di più, diventano meno papocchiose, tempo poco. Allora sono contenta, adesso vengo all'argomento. Ho trovato la sciarpa che vi dicevo, che quel punto, quel motivo mi ricordava la sciarpa che mi aveva regalata la mia amica Christine, Allora, questo è un filato misto Moer, ma è un filato molto acrilico. Eh? Cioè, come vedete, il Lame. Allora, la differenza fra l'Urex e lame c'è, sono due prodotti diversi. E ci possiamo arrivare anche a senso. Eh. Allora, il filato utilizzato qua sotto è un filato lucido e opaco. Ha un filino, a parte il l'urex, eh, ha un, un filino più lucido. Al tatto si sente eh, che, è, che è un po' acrilicosetta, un pochino sì, però un po' di lana ce l'ha un pochino di lana ce l'ha c'è un pochino di moelle però la mia amica che si vergognava a regalarmela me ne ha regalate due una è bianca e ha un altro motivo crochet di quelli tipici da sciarpe no fa, sai mia nonna per risparmiare eh, la, fa, lavorava tanto con l'acrilico eh, e poi perché diceva che durava tanto e perché eh, allora, non mica ti devi giustificare Ho detto, grazie io l'accetto il regalo soprattutto se sono state fatte da mani di nonna eh i, i, le cose che vi vengono date con amore, ecco poi, soprattutto quando le persone sono consapevoli un po' di quello che vi danno, se non è di grande valore, che sono un po' intimidite, secondo me acquista un valore ancora maggiore perché c'è la considerazione, c'è il rispetto e. E riguardo a quello che magari sanno che faccio, come lo faccio, e lei è stata una mia allieva e ha cominciato ad amare il Moer, a Christine e a conoscere il botton d'Or, che è un Moer meraviglioso francese che non si trova più. Si trova solo nei negozi un po' vintage e lei ogni volta che ne trovava un po' me ne portava, ma aveva iniziato a produrre cose belle con i filati che poteva trovare intorno a casa quando rientrava a Fayence mi è piaciuto Fayence eh? non lo so che è un po', un po grizza come pronuncia però accontentati comunque seguendo YouTube poi sono iscritta a mille mila eh, oggi, oggi è la giornata delle mille mila delle mille miglia ho oh, incontrato una signora siciliana al bar a uno dei bar dove mi mollo in, lì a lavorare e carina. Ma allora io la guardavo, la guardavo e mi dicevo questa signora la conosco, io sono siciliana, abito qua da poco tempo, da quanto 5 anni. Uh, quanto a me c'era anche il marito molto carino, simpaticissimo. Lui è un signore lombardo e lei la signora molto mora, molto siciliana e io la guardavo, la sentivo parlare. Dicevo, oh, Mamma mia, mi ricorda qualcuno, questo? ma io la conosco già, la conosco. La guardavo, sarà la sorella di qualcuno. Che... Poi ho collegato. Quando la signora si è alzata e se n'è andata, guardavo i capelli. Oh, par pareva la sorella della nostra, posso dire, nostra, Vicky Aquilino Viki? Se mai passerai di qua, ma proprio proprio lei, eh? oh signore, che impressione! Quando ha detto sono siciliana, oh, perché. Si, si sentiva ma pochissimo, era molto più laziale che siciliana, ma in alcuni modi di fare, in alcune parole io sentivo, poi oh, se, se siamo, vabbè uno dice Se è mia figlia nata a Magenta, vabbè ma come parli, non parla laziale, ma non perché non uh, so più qua te, ma, ma perché non l'ha presa il modo di parlare, se lei è se il toscano. mia figlia è Toscana. Toscana, sì abbiamo adesso parte della famiglia, ma lei toscana perché mai non è rimasto di spezzino niente 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 ma anche perché poi in casa eh, non ho mai parlato in dialetto solo le battute che mi sentite voi ma forse con una bambina piccola anche meno anche se camilla insomma un certo senso dell'umorismo lo, lo pratica e non poco allora torniamo a Christine che bello ecco allora io sono felice me l'ha data perché doveva, doveva spostarsi e non era venuta a mancare e queste erano le cose che, eh, che lei gliel'avevo vista un paio di volte ma aveva una casa molto piccolina che lei per due mesi estivi doveva sbaracare ma tanto lei andava a casa e quindi tutte le sue cose, era una casa ammobiliata, le sue cose personali le doveva riporre in un certo stanzino e poi presso amici e poi lei rientrava, ritornava in possesso di quella casa che era carina con una vista, una vista sul lago, Ah, oh, che bella, che bella casa, piccina ma particolare quella, un cucinone di paese. Era be bello bello, bello, e lei intanto si era sistemata a una casetta faience deliziosa, veramente. Quando è venuta a mancare nonna che si è riempita lei di cose, dice non posso tenere tutto, ma non voglio buttare via. Ma te hai piacere, oh, ho piacere al volo. E eh, certo, sono contenta. Je suis très contente. Vivo au mondo. Insomma, non sempre in questo mondo qua, ma magari un altro, un po' meglio. <ride> non è colpa del mondo, è colpa di noi umani. Allora insomma ecco che ve l'ho tirato fuori mica dico chiacchiere eh? allora stavo pensando siccome la mia è proprio un'interpretazione di quello di quello scialle lì vedete la, la versione quadrata della proposta della John Armstrong Textile del loro manuale numero uno e, e allora pensavo no siccome sono riuscita a fare una cosa che vedete lì o oh, scusatemi eh, lì ma quanto sono contenta perché due filati così diversi messo insieme hanno dato vita a qualcosa di i i quanto mi piace perché? perché ha una sua presenza sonora non ho messo campanelli eh. fruscia, proprio fruscia tra le mani può anche non risultare gradevole a tutti perché ehm, al collo ora, da, ora che è da lavare eh, non è setoso anche se io ho messo insieme un prodotto che la seta dovrebbe avercela, anche se fosse qualcos'altro di simile, ma adesso non ve lo dico. E il lino tinto con indaco? Quello è un prototipo, tra l'altro, che mi era capitato tra le mani insieme ad un altro dell'inificio canapificio Nazionale. che Non so se lo fa tuttora, ma per un periodo avevano fatto queste prove con la tintura botanica. Mi sa che nello stesso periodo, perché c'era molta richiesta, perché c'erano tante persone che si stavano proponendo in rete con i propri prodotti e, e quindi anche lane cardate aveva fatto la sua in nanna. E mi ricordo un, una specie di color cognac, mm, il, cognac il brandy. Eh, se è in Italia il distillato eh, lo dobbiamo chiamare brandy, e in Francia il cognac Com'è buono! Ecco se c'ho un liquore che io amo, è il brandy, il brandy stravecchio, il brandy stravecchio branca. Ah, quei profumi, quei colori. Che una volta lo tenevo sempre in casa. Mi durava le annate. Eh, lo, proprio lo centellinavo vicino al caminetto. Quel goccetto era di un. Quando venivano ospiti, che facevo così. Io davo lo stravecchio Branca o lo sciacchetra, quello ce l'avevo in casa. Poi a volte la mia amica di, ecco, la mia amica di Villarzilla mi dava il liquore che lei faceva con la liquidizia di Calabria. Ehi. Forte ma buono, una volta, la ecco, quella sì, adesso delle cose infusi con la liquirizia dentro mi danno un po' fastidio, È che mi servirebbe per la pressione, ma lo... ciucciavo i legnetti di liquirizia, quelli sì, ma anche i bastoncini eh, che ci facevano tutte neri. Allora sono contenta, allora pensavo una cosa, sto pensando a delle cose per, per chi segue, delle cose per chi delle cose pratiche ma delle cose soprattutto per chi lavora o vuole lavorare o deve creare qualcosa ma adesso non ve lo posso dire tutto e quindi sono contenta sono contenta della mia versione sono contenta di quello che ho ottenuto perché è qualcosa di unico che non si può realizzare con qualsiasi tipo di filato neanche se ospita la stessa mischia di quello che ho utilizzato manco un po Ecco perché è importante fare le prove, non basta dire vabbè chi sta chi è la stessa cosa, quello c'è dentro, nonne cambiano, cambiano per tanti motivi, non basta lo spessore, non basta sapere che quelle sono le stesse percentuali di questo e di quest'altro, nonne, non nonne. Non ecco, queste cose si potranno apprendere, osservare e anche in qualche modo confermare che è una cosa importante perché, perché vi rende più autonomi, vi rende più consapevoli nel fare e nel comprare e anche nel non comprare. Bene, vi saluto, siamo arrivati alla mezz'ora, sono contenta, mi vado a mettere la zuppa di verdura e legume, legumi, cioè un legume c'è dentro, oggi borlotti non li mescolano, i legumi non vanno mescolati soprattutto, non vanno mangiati insieme agli amidi, insieme ai cereali, ecco, ai cereali. Non si mescolano perché poi dite: Ah, oh, ma i legumi mi borbottano la pancia. No, se è il legume giusto per te, soprattutto se non lo mescoli con quello che, insomma, è. Non devi mettere con i cereali, ma le zuppe? Sì, adesso vieni, te. Lo so, però io adesso vengo. Ma tutti quelli che mescolano tu, sai quella bella mia? Usavo anch'io, eh. Poi vi vuole la pancia, eh? Sì, ma è il legume, no, ne. è l'insieme di cose non compatibili, seppur buone. Soprattutto quando si fanno certe minestre con le castagne, poi sono le bombe d'aria invece che le bombe d'acqua. Ciao, a presto.